regioni esprimono un parere condiviso verso un super certificato vaccinale e maggiori restrizioni per i non vaccinati, sia alla terza dose dopo 5 mesi dal primo ciclo. Prevenire e contrastare ogni condotta scorretta degli interessi economici e finanziari pubblici, questi gli scopi dell'intesa tra Regione e Guardia di Finanza. L'Istituto Neuromed di Pozzilli ha partecipato insieme ad altre prestigiose università ad uno studio sugli orologi biologici, gli stadi che determinano l'invecchiamento. Dall'esperto tecnico Zeman i complimenti a Campobasso di Serie C, l'ultimo pareggio consente ai lupi di guardare con fiducia al prossimo turno contro il Francavilla. E buongiorno a tutti, un caro saluto e ben ritrovati con l'aggiornamento del telegiornale di TLT. E dall'incontro fra governo e regioni emerge la volontà di premiare i vaccinati e di aumentare le restrizioni invece per i Novax, sia la terza dose dopo 5 mesi, pubblicata la circolare del Ministero della Salute. Ma andiamo a vedere tutti gli aggiornamenti. Aumentare le restrizioni per i non vaccinati e privilegiare chi ha aderito alla campagna di inoculazione. Queste le volontà che emergono a seguito dell'ultima riunione tra governo e regioni. Sì alla possibilità di disporre un super green pass per i vaccinati e i guariti anche in zona bianca. C'è una volontà condivisa di avere il via libera al provvedimento che prevede restrizioni per chi ha deciso di non sottoporsi al ciclo vaccinale. Intanto arriva l'ok alla terza dose dopo 5 mesi, il ministro della Salute Roberto Speranza annuncia così la pubblicazione del documento sul sito dell'ente e dice al momento è doveroso prendere decisioni delicate per il bene dei cittadini e tutelarli. La dose di richiamo è cruciale per proteggere tutti. Dopo l'ultimo parere di AIFA sarà possibile farla 5 mesi dal completamento del primo ciclo. Giovedì intanto ci sarà il Consiglio dei Ministri. Tuttavia, prima di allora, le regioni hanno chiesto un nuovo vertice per essere aggiornati sulle situazioni e capire quali saranno le direttive in vista del mese di dicembre e delle festività legate al Natale. In questo periodo, difatti, di pari passo con l'aumento dei contagi e dei focolai all'interno delle scuole, piovono rinunce di prenotazioni riguardo alle vacanze durante le festività per via dell'aggravamento della situazione pandemica. Al momento l'unica soluzione sarebbe quella di poter introdurre, ad un anno dalle inoculazioni, l'obbligo. In Molise al momento ancora ricoveri e positivi e nelle ultime ore una bimba di 3 anni e mezzo di Guglionesi, dopo aver contratto il virus, è stata trasferita dal Cardarelli di Campobasso al Policlinico Federico II di Napoli. Due distinti interventi dei vigili del fuoco di Isernia e Campobasso. Il primo è stato quando un deposito agricolo ha preso fuoco a fornelli con i vigili che hanno domato le fiamme, contenendo i danni, salvando un impianto fotovoltaico e mettendo in sicurezza alcune bombole di GPL. L'altro invece nei pressi di una fabbrica situata nel nucleo industriale di San Polo Matese, dove si avvertiva un odore fortemente nauseabondo con i lavoratori che accusavano anche dei capogiri. I vigili del fuoco hanno immediatamente messo in sicurezza l'area e stanno ancora controllando. E prevenire e contrastare ogni condotta scorretta e lesiva degli interessi economici e finanziari pubblici, questi gli scopi dell'intesa tra Regione e Guardia di Finanza siglata dal Presidente della Regione Donato Toma e dal Generale Salvatore Refolo. Vediamo. Alla base del protocollo d'intesa, siglato dal vertice della Regione Molise, il Presidente Donato Toma e il Generale di Brigata della Guardia di Finanza Salvatore Refolo, ci sono i controlli necessari e dovuti sui finanziamenti pubblici, in modo particolare quelli relativi alle politiche strutturali e di coesione assegnati dall'Unione Europea per il periodo di programmazione che va da quest'anno e fino al 2027. Ma anche le risorse già assegnate nel periodo precedente, quello dal 2014 al 2020. L'obiettivo è quello di poter individuare attraverso questa collaborazione dei soggetti che attraverso un'analisi di rischio già preconfezionata dalle strutture regionali possa arrivare un prodotto che non faccia disperdere le energie verso rivoli e soprattutto verso imprenditori onesti.
ottenere il massimo dei risultati e consentire, attraverso questo ulteriore slancio della cultura della legalità, ottenere e fare che i finanziamenti abbiano i frutti dovuti. Avremo dei referendi indicati da me e dal generale Refolo in maniera tale che ci sarà uno scambio assiduo di informazioni, ma non solo. La cabina di regia organizzerà anche gli interventi in materia di controlli e i report che la Regione riceverà dalla Guardia di Finanza, chiaramente tenendo anche in debita considerazione che le indagini penali eventualmente ci fossero hanno la segretezza che la legge stabilisce e tenendo in debita considerazione anche la privacy. Noi vogliamo che gli imprenditori in particolare che attingono ai fondi comunitari e ai fondi nazionali sappiano che tutte le erogazioni finanziarie, se daranno, ci sospetteremo che ci siano frodi, la Guardia di Finanza le controllerà. La Confederazione del Commercio e i Carabinieri stipulano una collaborazione per favorire tra le imprese molisane legalità e sicurezza, un'intesa per premiare i tentacoli, per frenare così i tentacoli della criminalità organizzata. La grande distribuzione sta uccidendo nel paese il negozio al minuto, con risorse economiche sostenute ma spesso di provenienza illecita. Un passo importante arriva adesso nello sviluppo della cultura della legalità, un'intesa anche in Molise che sancisce la collaborazione tra la Confcommercio e l'Arma dei Carabinieri. Il protocollo prevede approfondimenti e formazione allo scopo di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nel sistema economico, la valorizzazione della tutela ambientale, con riferimento particolare agli illeciti nel ciclo dei rifiuti, la salute dei consumatori connessa alla vendita di prodotti alimentari e medicinali. I militari dell'Arma in questo progetto si avvarranno del raggruppamento operativo speciale, dei reparti operativi, dei comandi per la tutela ambientale e per la tutela della salute. L'organizzazione dei commercianti promuoverà la partecipazione della dirigenza e degli associati con il coinvolgimento del sistema confederativo molisano. La presentazione del protocollo di collaborazione ci sarà dopodomani pomeriggio nella città di Campobasso. I carabinieri di Termoli hanno tratto in arresto un 49enne originario del Trapanese, ma da anni è residente in provincia di Campobasso, già noto alle forze dell'ordine. Per non aver rispettato la misura degli arresti domiciliari, l'uomo stava espiando una pena in relazione ad una rapina a mano armata effettuata nel mese di marzo del 2019 in un bar di Termoli con altri complici. E sempre più al centro della cronaca la violenza sulle donne e sulle persone più deboli. Il Molise non si salva e mostra di essere in linea con le vicende nazionali. Due gli ultimi casi di cui si è occupato la Polizia di Stato. Entrambi hanno portato all'emissione di misure cautelari del divieto di avvicinamento alla persona offesa e di comunicare con la stessa. La prima vicenda nei confronti di un 26enne termolese che più volte aveva aggredito verbalmente e fisicamente la sua ex compagna, la seconda invece riguarda un 38enne residente nella cittadina adriatica ma di origini campane che aveva attivato numerose azioni persecutorie e diffamatorie nei confronti della ex partner. E a Palazzo Vitale incontro tra Regione e sindacati per discutere dei lavori previsti sulla tratta ferroviaria molisana, le risorse necessarie previste nella nuova programmazione 2021-2027, ma vediamo i dettagli. I lavori di ammodernamento ed elettrificazione della linea ferroviaria Rocca d'Evandro Campobasso dovrebbero terminare a settembre del 2022, questo quanto è emerso dall'ultimo incontro tra i vertici istituzionali regionali e le rappresentanze sindacali del settore. Nella circostanza affrontate anche le questioni relative alla riqualificazione della Campobasso Termoli, del raddoppio Termoli Lesina, all'attenzione pure gli interventi alle stazioni di Isernia, Campobasso e Termoli. Andranno poi eliminati alcuni passaggi a livello nel capoluogo molisano, a Boiano, Campochiaro e Pozzilli.
Un passaggio durante la riunione a Palazzo Vitale non è mancato sui rapporti tra Regione e Trenitalia. Sarà certamente necessario acquistare nuovi treni idonei per la tratta elettrica. A tal proposito sono previste risorse nella nuova programmazione 2021-2027. Solo attraverso infrastrutture idonee sarà possibile favorire lo sviluppo del Molise, un territorio alle prese con crisi economica e spopolamento. I sindacati di CGIL, CISL e UIL e GILDA illustreranno nel pomeriggio di oggi a Campobasso le motivazioni che hanno portato allo stato di agitazione del mondo della scuola. La mobilitazione delle organizzazioni ci sarà dinanzi all'ufficio scolastico regionale in via Garibaldi a partire dalle 15.30 per chiedere al governo retribuzioni economiche adeguate, investimenti e il potenziamento del personale scolastico. Ma adesso cambiamo argomento e parliamo del fotovoltaico nei centri storici, un'opportunità di sviluppo anche nelle piccole realtà, chiesto al Ministero meno restrizioni e vincoli paesaggistici. Vediamo. Le energie rinnovabili stanno aprendo una serie di opportunità allo sviluppo delle comunità e alle piccole regioni, come il Molise. Le istituzioni potrebbero riuscire ad allargarne gli effetti anche ai centri storici e alle aree interne del paese, pur nel rispetto dei vincoli artistici e architettonici. Queste le richieste di alcune opposizioni in Consiglio regionale che chiedono al Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani e al Presidente della Commissione Industria Gianni Girotto un cambio di rotta, anche per il Molise. Molte le difficoltà che migliaia di cittadini incontrano ogni giorno per efficientare la propria abitazione e migliorarne l'abitabilità. Spesso infatti chi abita all'interno di un centro storico non riesce a realizzare impianti energetici da fonti rinnovabili a causa della normativa che coinvolge le autorità preposte al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. In pratica, quasi sempre, anche davanti alla richiesta di installare un semplice pannello fotovoltaico, le sovrintendenze rilasciano parere di diniego. Questo quadro normativo rischia così di arginare lo sviluppo di centri e nuclei storici nel lungo e medio periodo e ne mette a rischio quindi l'esistenza, dato che disincentiva i cittadini ad investire risorse ed aspettative di vita in quelle aree. Davanti a questo quadro si chiede dunque di cambiare la normativa rendendo solamente prescrittivi i pareri delle sovrintendenze sulle richieste di impianti fotovoltaici che ricadano in zone storiche. E per incentivare il commercio locale, l'amministrazione comunale di Termoli ha deciso di riproporre l'iniziativa dei parcheggi gratis da giovedì 25 a sabato 27 novembre, quando tutti gli stalli a linea blu della città saranno così gratuiti. Con questa iniziativa, ha commentato l'assessore Michele Barile, vogliamo favorire le persone ad acquistare negli esercizi commerciali della città, cercando così di contrastare allo stesso tempo le grandi piattaforme che consentono di acquistare online e da casa. E parliamo ancora di salute. L'Istituto Neuromed di Pozzilli ha partecipato insieme ad altre prestigiose università ad uno studio sui cosiddetti orologi biologici, quegli stadi che determinano l'invecchiamento delle persone. Andiamo al contributo. La data di nascita sulla carta d'identità non dice tutto. Accanto a quella anagrafica esiste infatti un'età biologica, quella che realmente rispecchia di quanto il nostro corpo stia invecchiando. È un campo di ricerca che sta destando grande interesse e che potrebbe portare a nuove idee su come rallentare il processo di invecchiamento. Però non sembra esserci un solo orologio biologico nel nostro organismo, ce ne sono diversi. Alcuni si sovrappongono, altri sembrano più indipendenti. Proprio sulla loro interazione si concentrano vari percorsi di ricerca. Tre elementi principali emergono come protagonisti nella regolazione dell'invecchiamento: l'infiammazione, il metabolismo lipidico e quello dei carboidrati. E questo lo scenario alla base di uno studio che vede il coinvolgimento diretto dell'Istituto Neuromed di Pozzilli in un percorso di ricerca condotto in sintonia con alcune università. Il percorso ha visto i loro ricercatori esaminare i lavori scientifici pubblicati negli ultimi anni relativi alla sovrapposizione dei diversi orologi biologici conosciuti, sia dal punto di vista genetico che da quello epidemiologico.
Sono prospettive estremamente interessanti per la medicina, commentano dal Neuromed, prima di tutto perché, conoscendo l'età biologica di una persona, potremo riuscire a personalizzare la prevenzione e le eventuali terapie non più sulla sola età anagrafica, ma su come quello specifico individuo stia invecchiando realmente. Inoltre, anche grazie a ulteriori studi che dovranno essere condotti per affinare questi risultati, possiamo cominciare a individuare alcuni elementi capaci di rallentare il processo di invecchiamento, prima fra tutti gli stili di vita come l'alimentazione. E una modesta raccolta di olive per quest'annata in Molise, nonostante le dosi, la qualità però è una delle migliori. Ad Isernia a inizio dicembre si conta di terminare con la molitura. A che punto siamo con la campagna olearia di quest'anno? Ma siamo quasi addirittura d'arrivo, possiamo dire. E rispetto allo scorso anno? Rispetto all'anno scorso le giornate di lavoro più o meno siamo sulle stesse giornate. Come quantitativi quest'anno siamo un terzo meno dell'anno scorso. Il prodotto com'è? Il prodotto è veramente eccellente. Le olive sono buone, l'olio è veramente eccezionale. Ci sono diverse interpretazioni sul fatto che quest'anno è stata un'annata di vacche magre. Secondo lei perché? Ma guarda, secondo me è stato sempre un fattore legato al clima, quindi abbiamo avuto una legagione che non c'è stata e poi tanta siccità che ha portato a questi risultati qui. Sono state negli anni precedenti annate come questa? Ma ci sono state annate sicuramente più povere di olive, ma come questa io non me la ricordo sinceramente. La produzione, diciamo, più bassa è stata in tutto il territorio della zona sulla quale voi lavorate o delle zone, diciamo, non hanno avuto questo problema? No, non ci sono state zone franche, quest'anno nella provincia di Isernia è andata così. Avete anche clienti di altri comuni? Sì, ci sono clienti che vengono da altri comuni, insomma, però ma la quantità è stata sempre povera. Quanto pensate di finire la stagione? Pensiamo sempre intorno agli inizi di dicembre, dai. Finiamo di molire le ultime rimaste e poi all'anno prossimo. Questa è la stanza dove si fanno i conti. Come sono i conti quest'anno? Ma i conti sono piuttosto bassi vista l'annata, perché è un'annata con olive scarse, sono molto poche, quindi anche se comunque c'è un bel movimento di persone, perché alla fine poi la stagione della molitura è molto sentita. Questo è un territorio dove si sente molto e vogliono tutti avere l'olio a casa, quindi vengono tutti a preoccuparsi anche solo di un quintale o anche meno di un quintale, vengono tutti qui a controllare, quindi. La qualità dell'olio in qualche modo ne lisce il dispiacere della minore produzione? Beh sì, in effetti sì, perché le olive quest'anno, certo, dispiace il fatto che siano così poche, però sono veramente belle, sane e in effetti sì, anche quel poco che c'è le vanno a raccogliere, le portano qui, sempre con la stessa dedizione. C'è una riduzione anche degli introiti per voi? Esattamente, sì, no, vabbè, noi comunque lavoriamo. Poi poco o tanto che sia, lavoriamo sempre con lo stesso impegno. Ricorda un'annata come questa? Mai, assolutamente no. L'anno scorso è stata un'annata mai vista per l'eccessiva quantità, quest'anno invece è il contrario. E andiamo adesso a vedere le previsioni del meteo. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori, e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Cielo coperto oggi sull'intero Molise, da pomeriggio fino a sera piogge deboli sparse sul territorio. Le temperature odierne sono comprese tra la minima di 8 gradi a Campobasso fino ai 15 gradi di Termoli. Ventilazione settentrionale, poco mosso il medio adriatico. Sulla regione domattina ancora locali precipitazioni, valori climatici in leggera flessione, correnti da nord.
Apriamo la nostra pagina sportiva parlando del calcio di Serie C. Dall'esperto tecnico foggiano Zemani, complimenti al giovane Campobasso di Mirko Cudini, un pareggio che consente ai molisani di guardare con fiducia al prossimo turno casalingo contro l'altra pugliese, il Francavilla. Il pareggio contro il Foggia è incoraggiante per il percorso di crescita della neopromossa Campobasso. I rossoblù hanno patito la veemenza dei pugliesi per tutto il primo tempo, poi hanno cambiato registro nella ripresa. Intensità, carattere e orgoglio hanno portato al meritato pareggio dinanzi al proprio pubblico. Faccio i complimenti ai ragazzi, perché dopo una partita di domenica scorsa fatta in quel modo, con un risultato molto pesante, è una settimana da fare per incontrare il Foggia, che tutti sappiamo che ha delle caratteristiche ben precise, quindi è difficilissimo da incontrare. Devo dire che hanno risposto presente, quindi al di là delle assenze che avevamo, ma chiunque è andato in campo ha dato quello che doveva dare, quindi di questo sono molto contento. Sono tempo di siamo riusciti meglio, ripeto, grazie anche forse a una pressione meno intensa da parte del Foggia, ma era preventivabile, e quindi una cosa di buono rispetto a tante altre partite forse l'abbiamo fatta. Siamo stati bravi a non chiudere la partita per la squadra avversaria, soprattutto a non subire il secondo gol, che per come abbiamo fatto il primo tempo magari poteva anche capitare in qualche situazione, e quindi l'abbiamo tenuta aperta. Nel secondo tempo siamo stati bravi a riaprirla subito, poi dopo, come ho detto prima, l'inerzia c'è stata, la reazione c'è stata, l'intensità c'è stata, il carattere c'è stato, e quindi ci portiamo via a un buon punto. Proprio nei secondi 45 minuti il Foggia di Zeman ha dovuto subire il ritorno dei molisani, molto più aggressivi e organizzati. Un 11 da rispettare per l'ex tecnico della Roma, Lazio, Napoli, Lecce e Cagliari. Ma io penso che il primo tempo abbiamo fatto benino, abbiamo fatto gol, forse non potevamo fare altro, purtroppo non ci siamo riusciti. Poi secondo tempo, fino a gol loro, penso che non abbiamo subito niente. Per me dispiace che il loro gol è nato su netto fallo su Peterman e non si è fischiato il gol di Campobasso. Poi abbiamo subito altri 3-4 contropiedi sempre su fallo a centrocampo sui nostri giocatori. L'arbitro si dimentica di fischiare e ci mette in difficoltà. Nel secondo tempo penso che, ripeto, noi i primi 20 minuti non abbiamo sofferto niente. Dopo il gol abbiamo sofferto la loro aggressività, che secondo me era esagerata, e abbiamo subito. Campobasso giocava il miglior calcio del girone. I risultati non sono sempre venuti, ma come impostazione di gioco e come movimenti era una squadra da rispettare. E Pineto e Vastese in Serie D si dividono la posta in palio sul terreno teramano, finisce 2-2. Calcio d'inizio per gli ospiti, dopo una fase molto lunga di studio. Al 27esimo arriva il lampo che squarcia la partita, cross dalla destra dei biancorossi, respinge inizialmente la difesa di casa, sulla ribattuta è più lesto di tutti Monza, che col mancino spedisce il pallone all'incrocio dei pali, questo sblocca l'incontro e dopo due minuti il Pineto pareggia d'orgoglio. Slalom al centro dell'area di Domizzi che salta due avversari e viene atterrato da un difensore ospite, si conquista il penalty. Dal dischetto si presenta Cardella che alla mezz'ora ora spiazza di Rienzo e fa 1-1. Spezzati gli equilibri, si prosegue da una parte e dall'altra. Ghiotta chance per Scafetta che prova a fulminare Mercorelli dal limite dell'area, ma la sfera esce larga di poco. I biancazzurri ci provano poco dopo. Barlafante tenta la zampata volante rimparata da Diallo. 43esimo, De Angelis mastica troppo il tiro, un minuto più tardi il Pineto la ribalta, sgroppata sulla sinistra di Pezzotti, il suo servizio a centro area viene respinto dalla difesa vastese, sul pallone vagante si invola Minnozzi che col mancino esplode la botta e sigla il sorpasso biancazzurro. Nel finale di primo tempo Monza ci prova dal limite, Mercorelli respinge sulla ribattuta, Alonzi è in posizione irregolare.
Nella ripresa la Vastese inserisce Alessandro al posto di De Angelis, schierandosi a trazione anteriore. La prima occasione però è per il Pineto al 14esimo, sguscio della Quercia sulla destra, invito al centro per Barlafante che con un tocco volante spedisce alto. Entra Esposito nei biancazzurri, autore di una prova intensa e ricca di sacrificio. Nel finale ci prova Scafetta dopo un batti e ribatti, ma la conclusione viene sporcata in corner. Nell'ultimo minuto regolare la Vastese gonfia la rete con Alonzi su assist di Alessandro, ma è tutto fermo per offside. L'assalto biancorosso produce più di un brivido alla schiena di Mercorelli, il cross della sinistra deviato da Mesisca termina sull'esterno della rete. Sull'asse Baldinini, Barlafante prova a valare la squadra di Pomante conquistandosi un altro calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Esposito che si lascia ipnotizzare da Di Renzo. Nei minuti di recupero la Vastese accarezza il pareggio con Romanucci, strepitosa la risposta di Mercorelli. Pareggio che arriva a tempo largamente scaduto. Il tocco di Della Quercia viene punito con il penalty tra le veementi proteste locali. Dagli 11 metri va l'ex Alessandro che fa 2-2 e chiude così il derby. E l'Agnonese scavalca in classifica il Campo di Pietra, rimane sulla scia della capolista Termoli. Nel prossimo turno la sfida tra le due battistrada dell'eccellenza molisana. Crescenzo Picozzi, sembrerebbe una vittoria facile 3-0 sul Campo di Pietra, ma non è stata così. Assolutamente non è stata una vittoria facile, anzi loro sono una signora squadra, messa bene in campo, soprattutto lì in mezzo con Fazio e Di Lallo. Oggi però noi forse siamo stati bravi a tenere botta, a sfruttare le occasioni ci sono capitati con Antonelli e Barbieri, e penso che in settimana l'abbiamo preparata bene, abbiamo confermato la prestazione di mercoledì fatta di Isernia. Una prestazione che è salita di tono nel secondo tempo. Sì, molte volte veniamo fuori nella seconda frazione di gioco, siamo bene atleticamente, quindi ripeto, l'abbiamo preparata alla grande, abbiamo fatto bene su tutti gli appoggi, infatti abbiamo fatto gol del 2-0 sul recupero palla e penso che abbiamo riportato in campo quello fatto venerdì e sabato. Cosa significa presentarsi a Termoli da seconda in classifica? Penso che noi non abbiamo nulla da perdere, forse il problema è più loro che il nostro. Noi come oggi faremo la nostra partita, spensierati, siamo giovani, giochiamo con 6-7 tra 2000, 2000, 2001, 2002, quindi andremo là, faremo la nostra partita. Se dimostriamo come oggi che siamo dei buoni giocatori, possiamo far bene anche a Termoli. Basilio Antonelli, imprendibile, determinante, autore di una doppietta che ha spianato la strada all'Agnonese che si riprende il secondo posto. Sì, sono contento della mia prestazione, ma soprattutto di quella di squadra. Siamo un grande gruppo, ripeterò fino alla fine, abbiamo tutti fame, tutti ragazzi giovani e aspettiamo solo domenica il Termoli. State andando secondo voi oltre le più rosee aspettative? Assolutamente sì, questa è una rosa costruita per fare bene in campionato, ma comunque stiamo giocando delle partite fantastiche, quindi siamo contenti del nostro lavoro e ringraziamo soprattutto gli addetti ai lavori, il mister, il presidente e tutti quanti. Sarà un vero e proprio banco di prova per le velleità sia del Termoli che dell'Agnone? Assolutamente sì, sarà un banco di prova per entrambe le rose, perché è veramente uno scontro diretto da vedere chi sarà la vincente. Sì. Cosa vi ha dato in più il duo D'Ambrosio e Dall'Olio? Ma D'Ambrosio e Dall'Olio sono due professionisti, come ben sapete hanno giocato a alti livelli, quindi noi possiamo solo che imparare da loro due. Dal punto di vista atletico la squadra cresce soprattutto nei secondi tempi. Assolutamente sì, non so per quale motivo durante il secondo tempo comunque viene fuori la nostra qualità, la nostra preparazione atletica, e per le squadre che comunque ci affronta durante il secondo tempo è molto difficile. I tifosi di Agnone stanno tornando alle Civitelle. Assolutamente sì, noi siamo orgogliosi del lavoro che stiamo facendo e vogliamo che comunque venga molta più gente allo stadio a sostenerci. Parliamo adesso di calcio a 5 nazionale di A2, Lazio e Viterbo guidano a Paiate a 18 punti il raggruppamento C. Vediamo assieme i risultati e la classifica aggiornata. Settima giornata nella A2 di calcio a 5, Italpol Roma, Pomezia 4-4, Cisterna di Latina, Lazio 1-2, Mirafin Ardea, Active Viterbo 3-4, Roma Cus Molise 2-2, Tombesi Ortona Benevento 4-7, Nord Ovest Roma, Sala Consilina 1-4, ha riposato il Pescara.
In classifica in testa 18 punti, Lazio e Active Viterbo, Benevento 15, Cisterna di Latina e Pomezia 13, Cus Molise e Italpol Roma 8, Roma Calcio a 5 e 7 punti, Sala Consilina 6, Nordovest Roma e Tombesi Ortona 4, Academy Pescara 3 punti, chiude Mirafin Ardea 1 punto. Nel calcio a 5 under 19 il Cus Molise rimane imbattuto contro un ottimo Napoli, futsal termina 2-2, la gara è stata giocata al Pala Unimol di Campobasso. A firmare le reti per gli universitari la doppietta personale di Lucas ai padroni di casa, va riconosciuto il merito di non aver mai mollato. 0 punti e ultimo posto in classifica per il Termoli nella pallacanestro maschile di Serie C. Sul parquet dell'Aquila per il quintetto del tecnico del Vecchio è maturata la sesta sconfitta consecutiva per 88-57 in favore degli abruzzesi. E con questa notizia di sport è tutto, termina qui l'edizione del giorno del telegiornale di TLT. Io come sempre vi ringrazio per la cortese attenzione e vi rimando alle prossime edizioni. Arrivederci.